La città di Poggiardo si colloca nel cuore della provincia di Lecce e si estende nell'entroterra adriatico della penisola salentina. Il territorio rientra nell'ambito dell'Unione dei Comuni Terre d'Oriente, insieme a Otranto, Muro Leccese, Uggiano e Giurdignano. Il ricco paesaggio pianeggiante circonda l'abitato e si anima in presenza dei declivi della Serra di Poggiardo, che caratterizza con i suoi dolci rilievi l'intero patrimonio naturalistico. Terreni boschivi si diramano verso il territorio comunale di Minervino e si caratterizzano in importanti spazi verdi, nei quali trionfano gli esempi più caratteristici della fauna e della flora della macchia mediterranea. Il territorio fertile e ricco di acqua ha fatto prosperare per secoli l'industria agricola che qui a Poggiardo ancora oggi occupa un posto di rilievo nella produzione dei cereali e nell'olivicoltura. In queste terre è antica l'antropizzazione umana, che si afferma in particolar modo ai tempi della civiltà messapica, quando il circondario era dominato dall'imponente città di Vaste, oggi rientrante come frazione nel territorio comunale poggiardese. La città di Poggiardo conserva un patrimonio storico-artistico di notevole interesse, una storia millenaria che spazia dai messapi al retaggio bizantino, per giungere all'evo moderno, quando le famiglie della nobiltà cittadina promuovono la costruzione di sontuosi edifici e palazzi. Dal 1572 l'abitato ha offerto protezione ai presuli di Castro, che qui a Poggiardo trovarono rifugio a causa delle incursioni turchesche che minacciavano la sede vescovile, poi soppressa nel 1818. A Poggiardo la bellezza storico-artistica fa sintesi con la professionalità dell'accoglienza, una comunità che ha posto il turismo culturale come principale obiettivo, per questo in grado di offrire, oltre all'autenticità dei luoghi, una competente ospitalità. Poggiardo gode di un interessante centro storico, sintesi dei grandi mutamenti sociali che hanno animato questa particolare comunità dal Medioevo sino al secolo XIX. Il paese si avvia verso una notevole crescita economica e demografica nel corso dell'Ottocento, quando Poggiardo diviene per breve periodo capoluogo di circondario e sede del Regio Tribunale. Il mercato settimanale ha confermato fino ad oggi la sua importanza, contribuendo a fare della città un centro commerciale di ampio richiamo. A celebrare le ricchezze di questa terra, le grandi famiglie cittadine patrocinano la costruzione di imponenti residenze, come suggeriscono le bellezze architettoniche di Villa Episcopo, celebre per il suo parco ottocentesco posizionato all'entrata del borgo storico, oggi proprietà comunale. L'antico assetto urbano, un tempo custodito dalle mura difensive, è ancora riscontrabile agli occhi dei visitatori più attenti. La mole del palazzo ducale presenta le caratteristiche evoluzioni strutturali dei fortilizi di Terra d'Otranto. L'edificio fu modificato in residenza nobiliare, simbolo del potere feudale che qui a Poggiardo si è identificato per secoli nell'egemonia della famiglia Guarini. Al Settecento afferiscono le forme della chiesa parrocchiale, intitolata alla Trasfigurazione di Gesù.
In cima al portale si colloca lo stemma cittadino dell'Universitas Poggiardese, un bue e un rocchio di una colonna scanalata. All'interno lo spazio monumentale è scandito dagli altari laterali, carichi di scolpiture e decorazioni afferenti al gusto e allo stile degli artisti di metà secolo XVIII. Altre sorprese attendono il visitatore, considerando che a pochi metri dalla chiesa matrice, nel sottosuolo, si estende uno dei monumenti bizantini ipogei più rappresentativi della penisola salentina, la cripta di Santa Maria degli Angeli. Risalente al X secolo, il monumento fu oggetto nel Novecento di un'imponente attività di recupero, allo scopo di tutelare e meglio conservare l'importante patrimonio pittorico alto medievale. Pertanto gli affreschi vennero asportati per consentirne il restauro e la giusta conservazione, ed oggi sono fruibili presso il Museo degli Affreschi, sito negli ambienti sotterranei di Piazza Episcopo. L'allestimento del museo è stato progettato per riprendere le collocazioni originali delle opere pittoriche, allo scopo di aumentare la godibilità di fruizione e la percezione storica reale del monumento ipogeo di Santa Maria degli Angeli. È un immergersi nei colori e nelle forme tipiche del mondo di Bisanzio, che qui per secoli hanno animato il contesto della civiltà italo-greca. Una sincera devozione religiosa e popolare che ancora oggi appartiene al retaggio di questa bellissima terra. Vaste, oggi frazione di Poggiardo, fu un'importantissima città messapica del territorio salentino. Alcune parti delle vestigie antiche possono essere ammirate nell'imponente Parco dei Guerrieri, distante pochi chilometri dal centro abitato. Nella celebre mappa di Soleto, una delle più antiche produzioni cartografiche dell'epoca antica, la cittadina è registrata nell'idioma messapico Basta, ed è riportata nelle opere dei grandi geografi greci e romani, come Tolomeo e Plinio. Vaste fiorisce come comunità durante i trascorsi dell'impero romano e bizantino, per essere tragicamente distrutta dai Normanni durante la metà del XII secolo, sotto il regno di Guglielmo il Malo. Nel 500, grazie all'operato delle famiglie feudatarie, Vaste si ricostituisce in un nuovo assetto urbano, sorto sulle antiche rovine, riconducibile quindi all'attuale borgo antico, caratterizzato prevalentemente dalla presenza del palazzo baronale e dalla parrocchiale. La chiesa matrice, dedicata alla Madonna delle Grazie, viene riedificata nelle nuove forme settecentesche, grazie al patrocinio del barone Ipazio De Marco, il quale promuove la ricostruzione dell'antico edificio di origine cinquecentesca. La facciata, dalle forme sobrie e solenni, è scandita da due ordini, mentre il portale lapideo è sovrastato dall'arma civica di Vaste. L'interno si apre in un'unica navata, ritmata dalla presenza degli altari laterali, scolpiti secondo le consuetudini dell'arte tardo settecentesca. La parrocchiale è affiancata dal palazzo baronale, che mostra ancora gli evidenti segni architettonici della sua antica origine militaresca, come ricorda con la sua presenza l'austera torre squadrata. La struttura venne ampliata e modificata nel corso dell'Evo moderno dai feudatari del luogo allo scopo di realizzare una comoda e decorosa residenza nobiliare.
Oggi le ampie sale del palazzo ospitano il museo archeologico, tra gli istituti culturali più importanti della provincia di Lecce. Protagonista è il patrimonio storico risalente all'antica città messapica di Vaste. Singolari sono gli allestimenti delle tombe del cavaliere e dell'atleta, emergenze rinvenute nel corso degli scavi del 1985, promossi dall'Università degli Studi di Lecce. Un viaggio nella tradizione artistica di questa terra antichissima, come ricordano le trozzelle, tipici vasi di epoca messapica. O i crateri a figure rosse, esempi di un particolarismo pittorico del territorio, spesso attribuiti dagli archeologi all'estrode il pittore di Vaste. Degno di nota è il celebre tesoretto, costituito da 150 monete d'argento, mentre attira il visitatore una collezione di tessere da gioco in avorio, raro strumento ludico di età romana. Il Museo Archeologico è una grande fucina di innovazione e sperimentazione di management culturale. Una parte del palazzo, infatti, compreso il caratteristico agrumeto, ospita un elegante museum café, conosciuto tra i giovani salentini per i buoni aperitivi e l'ottima musica. Vaste è un gioiello della storia millenaria salentina, in grado di mostrare ai visitatori l'importante patrimonio culturale conservato con intelligenza e buon gusto. La storia di Vaste e Poggiardo si fa viva dinamica all'interno del grande scenario culturale del Parco dei Guerrieri. Il parco si sviluppa su 20 ettari che includono l'importante area archeologica attinente al retaggio messapico di quella che un tempo era conosciuta come Basta. Il portale monumentale segna l'avvio del percorso storico nel passato di questa antica città, che racchiude un lungo asse temporale che ha avuto inizio 6 secoli prima della nascita di Cristo. L'evoluzione delle strutture di fortificazione possono scorgersi presso il fondo Pizzinaghe. In alcuni tratti le imponenti mura raggiungono lo spessore di 8 metri, innalzate tra il IV e V secolo a.C. Si incontra la storia culturale della città di Vaste nei pressi di Fondo Melliche, nella parte nord dell'insediamento, dove una volta era possibile scorgere l'antica necropoli risalente al V secolo a.C. L'evoluzione di Vaste nel contesto imperiale romano e bizantino si evince visitando il Fondo Giuliano, dove emergono le evidenze di un antico impianto cimiteriale paleocristiano, conosciuto come il Martirion di Santo Stefano, sorto nei pressi di una chiesa che conserva nelle sue fondamenta lo sviluppo architettonico avuto dal V al X secolo. Sempre al protomartire cristiano è dedicata la caratteristica chiesa ipogea bizantina dei Santi Stefani, risalente con probabilità al X secolo. L'edificio, scavato nella roccia, presenta al suo interno un impianto a 3 navate. Le pareti custodiscono il prezioso patrimonio pittorico realizzato nello stile bizantino tra il X e il XIV secolo. Importanti sono le attività proposte dall'area culturale, dove i fruitori possono ammirare le abitazioni dell'epoca messapica,
ricostruite grazie ai dati scientifici raccolti nell'ambito archeologico. Il prezioso patrimonio storico fa di Vaste una delle mete più ambite dagli studiosi e dai visitatori interessati alla conoscenza del retaggio antico salentino. Poggiardo conserva nel suo territorio un importante patrimonio naturalistico. Al sistema museale cittadino è legato l'innovativo arboreto didattico, parco naturale che si estende lungo i declivi della Serra di Poggiardo, nelle vicinanze del complesso archeologico paleocristiano del Fondo Giuliano. L'area verde è attrezzata per ospitare famiglie con bambini o escursionisti in cerca di ristoro. Il contesto naturale si presta allo sviluppo di forme didattiche innovative, finalizzate a conoscere gli aspetti e i caratteri delle specie arboree salentine. Il sistema museale di Vaste e Poggiardo, grazie all'arboreto, si fa promotore nella provincia di Lecce di un'importante attività di valorizzazione della biodiversità ambientale della penisola salentina. Un altro unicum del paesaggio naturalistico poggiardese è la pineta Mari Rossi. Il nome deriva dal tipico colore rossastro del suolo, indice nella zona dell'ampia presenza di bauxite, tipico minerale vermiglio. Il territorio è stato oggetto di un'importante e sensibile operazione di rimboschimento. Il bosco di pini si estende su un'area di 16 ettari e presenta al suo interno diverse cavità naturali, come la famosa grotta che respira, così chiamata per la presenza di un continuo soffio d'aria. Nel territorio di Poggiardo, l'arte si sposa con la natura in modo armonico e piacevole, a testimonianza di una ricchezza antropologica che, consolidata nel tempo, ancora oggi si qualifica per l'accoglienza spontanea e per la sapiente conservazione del proprio patrimonio.